Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! Il cervello, e specificamente la corteccia cerebrale o sostanza grigia, è la sede di tutti gli atti psichici superiori, specialmente di quelli che riguardano la formazione delle immagini, la loro associazione ed evocazione mnemonica e la loro estrinsecazione in atti volontari complessi. In una parola, i più elevati fenomeni dell'intelligenza. Sperimentalmente, la prova è stata fornita dal Goltz mediante le sue osservazioni sul cane senza cervello, ossia su un animale al quale furono asportati i due emisferi cerebrali e che visse in queste condizioni per 18 mesi. L'intelligenza dell'animale era depressa in alto grado. Esso restava indifferente alle carezze come alle minacce. Non mancava del senso interno della fame e dell'istinto dell'alimentazione. Tuttavia, era incapace di cercare il cibo da sé. Se non glielo si poneva in vicinanza del muso, sarebbe morto di inanizione, anche in presenza di molto cibo. Il cane, inoltre, camminava con difficoltà. Il senso uditivo era grandemente ottuso e così pure il senso visivo. Dal complesso delle osservazioni del Goltz risulta che i più importanti fenomeni di deficienza che si osservano dopo la mutilazione del cervello consistono nella perdita di tutte le manifestazioni o espressioni da cui noi argomentiamo la memoria, la riflessione, l'intelligenza dell'animale. Le funzioni sensoriali e motorie necessarie alla vita, fatta eccezione di quella della ricerca del cibo, possono compiersi, sebbene imperfettamente, dai centri nervosi che rimangono. Il cane senza cervello è capace di mangiare da sé quando gli venga presentato il cibo, di muoversi abbastanza regolarmente, di passare alternativamente dallo stato di veglia a quello di sonno. Per tutte queste funzioni non è in senso assoluto necessaria la corteccia cerebrale, perché esse hanno sede in altre parti del sistema nervoso, come vedremo. Tutto quanto fu osservato dal Goltz ha sostanzialmente valore anche per l'uomo. I microcefalici in grado massimo che si osservano negli ospedali psichiatrici sono paragonabili al cane senza cervello. Essi sono uomini senza cervello che, benché privi di qualsiasi facoltà intellettiva e mnemonica, non mancano di capacità sensoriali e motorie. È dunque evidente che la profonda demenza, vale a dire l'assenza completa delle facoltà psichiche superiori, non implica necessariamente quella delle facoltà psichiche inferiori. Posto che la corteccia cerebrale è dunque la sede degli atti psichici, è naturale domandarsi se esistano parti in essa designate specificamente a tali funzioni. Verso la fine del 1700, un medico austriaco, Franz Josef Gall, intraprese studi di anatomia e fisiologia del cervello con la speranza di poter fondare le basi di una nuova psicologia. L'ipotesi fondamentale del suo lavoro era che la corteccia cerebrale fosse formata da un mosaico di organi,
ciascuno dotato di una particolare funzione psicologica. Il Gall affermò che il cervello è divisibile in tante zone ben localizzate, ciascuna delle quali esercita, per conto suo, una particolare funzione. Per esempio, la facoltà della memoria doveva aver sede in quella parte del cervello che si trova dietro le orbite, perché egli aveva osservato che i suoi compagni, dotati di buona memoria, avevano gli occhi sporgenti. Analogamente, le altre facoltà dovevano esteriorizzarsi con particolari rilievi o bozze della superficie del cranio. Fu così fondata una pseudoscienza chiamata frenologia, la quale ebbe peraltro il merito di migliorare le conoscenze sulla struttura e funzione del cervello. Così infatti fu scoperto il centro della parola di Broca nel lobo frontale sinistro e la zona motrice intorno alla scissura di Rolando. Successivamente furono fatti tentativi di suddividere l'intera corteccia in aree aventi una struttura differente al microscopio. Il più noto di questi disegni architettonici fu eseguito dallo psichiatra tedesco Brodmann. Effettivamente fu possibile dimostrare che a qualcuna delle aree contraddistinte in questo modo si potevano attribuire funzioni speciali. Come esempio, si può citare la zona della regione occipitale, già indicata dall'italiano Francesco Gennari nel 1782, che corrisponde alla zona visiva. Ma diventò poi evidente che l'ipotesi originariamente formulata non era confermata da fatti. È vero che le lesioni di alcune aree con struttura caratteristica producono specifiche alterazioni di funzione, ma ciò dimostra soltanto che queste aree sono parti dei meccanismi dai quali le funzioni dipendono. La maggior parte della corteccia in realtà ha una funzione uniforme. Perciò l'ipotesi originaria di Gall non può essere accettata, poiché proprio quelle parti della corteccia che si sono grandemente sviluppate nell'evoluzione del cervello umano sono quelle più generalizzate e con struttura praticamente identica. La presenza di questa omogeneità significa che ci deve essere qualche funzione comune a quasi tutta la corteccia cerebrale. Questa è stata illustrata dai due famosi studiosi del sistema nervoso, entrambi premio Nobel, Charles Sherrington e Ivan Pavlov, e consiste nell'adattamento delle nostre reazioni all'ambiente, il che costituisce il substrato fisico fondamentale della nostra capacità d'apprendere. Fino ad oggi, in conclusione, non si sono potute localizzare le facoltà psichiche in qualche parte della corteccia cerebrale. L'intelligenza non è concentrabile in una zona definita del cervello. Le asportazioni del cervello dimostrano l'importanza crescente delle funzioni cerebrali quanto più si sale nella serie dei vertebrati. Ma nessuno è mai riuscito, con l'asportazione di singole parti del cervello, a circoscrivere il substrato dei fenomeni psichici in questa o in quella zona. Finché si tratta di localizzare nella corteccia cerebrale le funzioni sensitive e motrici in particolari centri, tutti sono d'accordo. Ma trattandosi di attività psichiche, che senza dubbio utilizzano più o meno i centri sensitivi, a titolo di materia prima,
la cui elaborazione propriamente spirituale, pur essendo in funzione della corteccia cerebrale, si fa al di fuori di ogni contingenza spaziale, la localizzazione non è più dimostrabile. Simili funzioni non si lasciano imprigionare in una struttura nervosa definita. E si è detto a questo proposito che il cervello non è una monarchia, ma una repubblica. Si potrebbe obiettare che gli esperimenti sugli animali non sono in grado di illuminarci sugli effettivi meccanismi fisiologici del cervello umano, ma all'obiezione si risponde citando le osservazioni dei neurochirurghi. È possibile infatti effettuare nell'uomo anche ampie asportazioni del cervello in casi di tumori, ascessi, focolai epilettogeni, senza che ne derivi un deficit palese delle attività mentali. Particolarmente significativa al riguardo è l'esperienza fornita dalla psicochirurgia, ossia da interventi che si ripromettono di attenuare la sintomatologia di ansia e di eccitazione che affligge taluni malati mentali. Sebbene queste operazioni consistano nella recisione di migliaia di fibre nervose colleganti i lobi frontali con il diencefalo, e sebbene proprio ai lobi frontali fosse stata assegnata in passato una particolare dignità, si pensi ai comuni giudizi sull'intelligenza di una persona in rapporto all'ampiezza della sua fronte, tale mutilazione deprime la sfera emotiva e affettiva, risultato che si vuole appunto raggiungere, ma non incide sulle capacità razionali e intellettuali del paziente. La funzione del cervello deve essere considerata nella sua unità integrale. Il cervello funziona come un tutto, con un meccanismo ampio e complesso. Dobbiamo orientarci in questo problema che ha appassionato i fisiologi come pochi altri, non verso uno schema meccanico, ma verso una concezione dinamica, complessiva, una concezione olistica, in quanto le attività della vita psichica sarebbero da ricondurre all'equilibrio della funzione di tutto il cervello.